Buongiorno e ben ritrovati all'aggiornamento Covid. La situazione a Montefisconti per quanto riguarda i positivi sta diventando sempre più grave. Oggi abbiamo 14 positivi all'interno del nostro paese. Per quanto riguarda la casa di riposo, la residenza sanitaria anziani di Madre Teresa di Calcutta, abbiamo oggi 51 ospiti, non c'è nessun caso positivo, è in corso la campagna di vaccinazione anti-Covid per la terza dose, quindi contiamo, si conta naturalmente di poter ultimare anche questa fase. Per quanto riguarda invece la situazione Mostra Visconti dei vaccinati, abbiamo raggiunto il numero di 6.252 contro 6.800 41 che sono quelli che dovrebbero vaccinarsi, quindi siamo al 91,39%. Mancano all'appello 589 persone. Ecco, io insisto ancora per l'ennesima volta sul fatto che, come dicono anche nei principali nostri media nazionali, che la vaccinazione è l'unica arma contro questo maledetto virus in questo momento. Quindi rinnovo l'appello a vaccinarsi. Guardate, io devo portarvi un esempio accaduto a Monte Visconti. Una persona non vaccinata si è recata in Romania, è tornata positiva, ha trasmesso questo virus anche al figlio minorenne, quindi la situazione è veramente grave. Questa persona poteva anche evitare naturalmente di fare quello che ha fatto, ma comunque il fatto che non si è vaccinata e che ha trasmesso il virus anche al figlio, anche la figlia era in quarantena, quindi voglio dire, è un fatto veramente grave, cose che mi fanno veramente arrabbiare queste qui. Purtroppo a Morta abbiamo ancora queste persone che dicono che tra 10 anni moriremo tutti quelli che hanno fatto il vaccino. Ecco, io ho già fatto la terza dose proprio ieri. Sono tranquillo e non credo, magari, vabbè, spero naturalmente di rimanere qui ancora tanti anni, ma sicuramente non sarà per il vaccino che dovrò, se dovrò vaccinare questa vita terrena. Quindi voglio dire, continuate a fare. Ci sono persone, so che anche stamattina una persona è stata ricoverata, forse in ospedale, ma forse ritorna, sempre per via di questo virus. Quindi ascoltate l'appello, cercate di soddisfare, mettete in pericolo, come è capitato a questa signora, e mettete in pericolo anche chi vi sta vicino, le persone più care che vi stanno vicino, i figli, il papà, la mamma, perché anche se hanno fatto il vaccino, voi sapete che potrebbero essere ancora contagiati in forma lieve, ma comunque possono essere contagiati. E quando si ha una certa età o si hanno delle patologie, è sempre meglio evitare questo. Quindi rinnovo questo appello, ascoltate questi appelli che vi fanno non solo sottoscritto, ma anche lo stesso Presidente della Repubblica che ha fatto recentemente. Dovete vaccinarvi, è l'unica arma che abbiamo. Non credete a tutte quelle stupidaggini che vi farà male, non sapete che cosa vi stanno iniettando. Tutte le vaccinazioni hanno i loro problemi, ma questa in particolare mi sembra che non ha dato nessun tipo di problema e non sta dando nessun tipo di problema, naturalmente con il controllo medico. Si avvicina un periodo di feste dove avremo l'apertura della pista di ghiaccio, avremo il Babbo Natale, il villaggio di Babbo Natale, avremo una serie di manifestazioni. Io rinnovo, abbiamo voluto comunque, visto che si possono fare queste manifestazioni, vogliamo comunque dare corso. Naturalmente faccio il solito appello anche in queste occasioni, mascherina, distanziamento e naturalmente sanificazione delle mani e qualsiasi altra parte che va a contatto con gli oggetti. Ecco, mi raccomando, seguite questo consiglio, vaccinatevi perché è l'unica arma che abbiamo oggi in questo momento per poter combattere questo virus. Grazie e arrivederci a tutti.